Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di un cane dall'aspetto nobile ed elegante, il Kurzarr. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Kurzarr è detto anche bracco tedesco o anche cane da ferma tedesco a pelo corto. Le sue origini nascono in Germania già dal 1700, ma non è esattamente chiaro da quali incroci provenga. Alcuni sostengono che provenga da bracchi italo-francesi, mentre altri parlano di sangue di Bloodhound. Quasi sicuramente però ha tracce del Pointer, che gli hanno donato robustezza e un ottimo olfatto. Per quanto riguarda l'aspetto, è una taglia medio-grande, caratterizzato da una corporatura abbastanza robusta, armoniosa e distinta. Allo stesso tempo si tratta di un cane molto agile, veloce e resistente. L'altezza prevista dallo standard della razza è tra i 58 e 64 cm per i maschi e i 53-59 cm per le femmine. Il peso invece varia tra i 25 kg e i 32 kg, sia per i maschi che per le femmine. Per il mantello, i colori ammessi dallo standard sono il bruno senza macchie, bruno con un po' di bianco o macchiettature sul petto e sugli arti. Roano bruno scuro, roano bruno chiaro, bianco con testa bruna e nero con sfumature. Il pelo è duro, folto e compatto, un po' secco al tatto. Le perdite di pelo sono moderate, quindi è necessario spazzolarlo non troppo spesso. Una volta a settimana è sufficiente. Il Kurzarr è un cane che adora la vita all'aria aperta. Un appartamento senza giardino gli risulterà parecchio stretto. Ha un grande bisogno di correre e fare tanta attività fisica. Necessita di ben 2 ore di esercizio al giorno. Quindi è una razza assolutamente sconsigliata per le persone occupate o pantofolaie. Il carattere di questo cane è equilibrato, molto attivo e pieno di energia, grazie soprattutto al suo istinto alla caccia. È anche una razza molto intelligente e obbediente ed è particolarmente fedele al proprio padrone. Con il resto della sua famiglia si dimostrerà molto dolce e affettuoso ed è un perfetto compagno di giochi, anche per i bambini. Potrebbe essere scelto come primo cane, ma solo se seguiti da una persona più esperta o anche meglio un addestratore. Infatti, verso gli estranei si dimostrerà subito diffidente e sospettoso, mantenendo le distanze. Con gli altri cani spesso tende a non andare d'accordo con gli esemplari dello stesso sesso. Inoltre ha un po' di difficoltà ad accettare un altro animale in ambiente domestico. Il bracco tedesco è comunque un cane molto intelligente e ben disposto all'educazione e all'addestramento. Questa razza ha un'aspettativa di vita media di 13 anni circa e gode di una buona salute generale. Potrebbe soffrire di particolari patologie congenite come la cataratta e la displasia all'anca. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su un'elegante e super energica razza come il Kurzarr. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cani è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!